Hanno messo la freccia per sorpassare un'auto, ma quando stavano per proseguire oltre hanno incontrato la macchina che veniva dalla direzione opposta. L'impatto frontale è stato violentissimo. I due giovani, un 18enne e l'amico, poco più che 20enne, sono stati sbalzati dallo scooter. Uno è rovinato malamente a terra, l'altro è finito contro il parabrezza dell'auto. È successo nella notte, alle 2, a Bagnoli della Rosandra. Dopo l'incidente sono stati allertati i soccorsi tramite il numero unico 112. Sul posto due ambulanze, un'automedica, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno proceduto con i rilievi. La situazione è apparsa subito seria. Il giovane di 18 anni, finito contro la macchina nell'impatto frontale, ha perso conoscenza. Gli infermieri lo hanno immobilizzato in barella e intubato sul posto. Il ragazzo non è in pericolo di vita, ma ha subito un grave trauma cranico. È stato portato a Cattinara in codice rosso e ricoverato nel reparto di rianimazione. L'amico ventenne, invece, si è fratturato la caviglia, oltre ad altre lesioni, ed è stato condotto all'ospedale in codice giallo. Mentre il personale del 118 assisteva i due ragazzi, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, rimuovendo dalla strada i mezzi danneggiati.